indicare la via per diventare qualcuno e cessare di essere semplicemente qualcosa, per diventare una persona vera. È quanto ha voluto insegnare sabato sera l'arcivescovo ai giovani che lo hanno incontrato nell'ambito della tradizionale catechesi di preparazione al Natale. Nei Vangeli Gesù dice: «Che vale per l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso?» Le persone non sono quantificabili, non sono numerabili. Una sola persona vale più di tutto l'universo. Ognuno di noi, ha spiegato il Cardinal Caffarra, è fuori serie, unico. Ogni persona gode di un valore infinito. L'io diventa veramente inattaccabile se amato da una persona con la P maiuscola e diventa così capace di un amore eternamente fedele e di un amore più forte della morte. Cari giovani, sapete come si chiama questo amore che fa di ciascuno di noi un io? Si chiama atto creativo di Dio, ha concluso. Un atto che non finisce nel momento della creazione, ma che continua ogni istante della nostra esistenza. Diventare un io è infine affermare in pienezza la propria libertà e porsi nella totale disponibilità alla propria vocazione e missione. E questa riflessione che ci chiede di fare l'arcivescovo probabilmente è il modo più bello per prepararci al tema del Natale, che è l'accoglienza di una persona, l'accoglienza di quella persona che realmente ci permette di scoprire chi siamo in verità. E sicuramente la convocazione diocesana e in ascolto dell'arcivescovo che si pone come maestro è un'occasione speciale anche di unità. Per questo che siamo qui e accogliamo con gioia l'invito dell'arcivescovo, come ancora ha fatto altre volte, dentro un cammino che ci porterà poi a vivere insieme la grande convocazione al pellegrinaggio diocesano a Roma alla fine di maggio.